al patire, questo monastero, come dicevamo prima, bizantino, normanno, arabo. This is a patire, is a monastery. Bazir. That was Arabic, normal, Bizantino. La traccia bizantina, la componente bizantina a Rossano è molto evidente, sia qui, ma sia soprattutto dei monumenti che andrete a visitare tra poco nel centro storico. The component, the Byzantine components, the Byzantine elements is really common to find here in Rossano. And we will see the same also in the next city where we will go after this visit, that is Rossano itself. Vi sono anche delle unicità bizantine a Rossano, ci sono dei monumenti che sono unici, nel senso che non hanno copie nel resto della Calabria, anche d'Italia. Ce n'è uno in particolare che è unico. There are also some signs that are unique, and there are no common to find similar building in all the Byzantine world. Qui in particolare, poi vi dirò qualche dettaglio del centro storico, dove faremo una visita un po' più, diremo qualcosa di più. Di questo posto vi dico l'importanza è collegata soprattutto all'attività svolta dai monaci in questo luogo, che era ovviamente molto più grande. Se voi guardate a destra e a sinistra, vedrete anche qui sotto ci sono le celle dei monaci anche. Adesso poi io vi fate un giro a piedi. C'è un vialetto e una grande terrazza che dà sul mare e ci sono le celle dove i monaci si chiudevano, che sono qua sotto. Ok, so this place was made by priests, I don't know how to say monks, and you will see after in the trees a road, like a path. Under this path the monks used to live and used to have some really little room where they slept. Dicevo, è importante per l'attività svolta, quindi ho detto era molto più grande, era un punto di riferimento dell'Italia meridionale, perché qui i monaci, che erano tantissimi, erano una delle comunità più grandi, trascrivevano i classici greci e latini. So it is really important place because here the monks was writing a mano. Trascrivevano i classici greci. The classical, yes, they were handwriting the Greek and Latin classical in Italian. Latino. Loro, capito, i testi da Aristotele, filosofia, storia, tutto, no? Classical. Chi conosce questo argomento? La trascrizione avveniva a mano, erano monaci amanuensi, quindi monaci che trascrivevano a mano. Ok. E perché è importante questo? Perché ovviamente la trascrizione a mano dava la possibilità di disegnare, di identificare tutti i prodotti che fuoriuscivano da questo laboratorio. Quindi una serie di tantissimi documenti che sono stati trascritti qui a Rossano, documenti importanti che si trovano in tante biblioteche d'Italia e anche del mondo, hanno questo carattere di riconoscibilità che è il carattere rossanese, però io non ricordo quale delle lettere è. Cioè i monaci mettevano facevano in modo particolare una vocale, non so se era una consonante, che poi ovviamente veniva riconosciuta e dava la possibilità, da tutt'oggi la possibilità di dire che questo manoscritto è stato fatto nell'abbazia del Patire di Rossano. Dei monaci di questo monastero. Handwriting gave the